Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi presento il 59 Sound di Zivex. Come sempre, prima di proseguire, vi ricordo di iscrivervi al canale e che il video è fatto in collaborazione con Box Guitar, un negozio fantastico di amici che vi consiglio assolutamente di visitare. Ci sono pedali da farvi venire le lacrime agli occhi, ragazzi. Ce n'è di ogni tipo, di ogni foggia, di ogni marca, veramente delle cose spaziali. Allora, partiamo subito. Il 59 Sound è un pedale che Zivex ha creato per ricreare il suono di un bassman del 59, un Fender bassman. E devo dire che ci è riuscito veramente alla stragrande. Quello che ha fatto è stata una specie di operazione di ingegneria inversa su se stesso, nel senso che negli anni 50 e 60 Jim Marshall aveva preso un bassman e l'aveva modificato e l'aveva fatto diventare quelle che poi sono state le suoi ampli più famosi, le Plexi, okay? Il GTM 45, le 1959, eccetera, eccetera. Zivex aveva già prodotto un pedale per ricreare il suono di una GTM 45, che è un po' il primo Marshall che è stato creato, che io ho, che è il Box of Rock, che è un pedale pazzesco. Lui ha fatto il contrario, ha preso il suo Box of Rock e ha fatto l'operazione a ritroso che aveva fatto Marshall. E è tornato alle origini e alle radici e ha creato questo pedalozzo qua. Lo chassis è praticamente uguale a quello del Box of Rock, i controlli sono esattamente gli stessi, avete il gain, qua chiamato drive, il tono, il volume e un boost in post che vi permette di alzarvi durante i soli. Le due manopole esterne, il boost e gain, se scricchiolano quando le girate, non vi preoccupate, è tutto normale, c'è addirittura scritto crackle is ok qui sul lato. È una caratteristica di tutti i pedali di Zivex, non vi preoccupate, non è rotto, non è ossidato il potenziometro, è proprio così, andate tranquilli. Ora, bando alle ciance, ciancio alle bande, vi faccio sentire velocemente l'escursione dei vari potenziometri. Allora, partiamo dal suono pulito. Questo è il mio Fender Princeton. Allora, vediamo il gain. A metà. Tre quarti. A cannone. Come vedete, il gain non è esagerato, il suono rimane sempre intelligibile, ha secondo me meno gain del Box of Rock, ma d'altra parte cerca di emulare un Fender Bassman che non è propriamente un ampli da per suonare i Meshuggah, ecco, però devo dire che ci riesce perfettamente. Vediamo, torniamo un po' indietro col gain, teniamolo più o meno un po' più di metà, il tono. Così completamente chiuso, metà, completamente aperto, così un po' esagerato, eh? Io lo tengo tendenzialmente da metà a tre quarti. Il volume ce n'è quanto ne volete e il boost efficacissimo, vi dà anche un pelino di tiro in più sulle frequenze acute, anche qui se volete uscire coi soli o se volete usarlo come semplice clean boost per boostare un amplificatore, un altro pedale, veramente una funzione utilissima. Suona benissimo anche boostato lui da un pedale esterno, io in questo caso ho qui un Double Rock, voi non lo vedete, settato come boost.
dire, ragazzi, veramente un pedale figo, 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 ma bello veramente. Era tanto che non mi capitava un overdrive, un OD, intanto con una sua anima, come dire, chiara e forte, ben suonante, cioè non, è difficilissimo riuscire a tirare fuori dei suoni brutti qua. Cioè, come mettete i potenziometri, il suono comunque è bello. E l'accoppiata col Princeton è particolarmente vincente, secondo me, ma anche Marshall o Mesa, perché no, veramente, veramente suono bello. Quindi cosa possiamo farci con questo pedale? Beh, secondo me tutto il classic rock è veramente la morte sua. Pensate ai Creedence, pensate ai Rolling Stones, perché no, qualcosa dei Beatles, Buddy Guy, Eric Clapton, veramente dove non serve una quantità di gain esagerata, ma vi serve quel suono lì, questo è veramente il pedale perfetto. Come dicevo prima, è un pedale che non è un Tube Screamer, non è una Plexi, non è nulla che io abbia provato in precedenza, ma è un suono che avete sentito mille volte nei dischi, è veramente bello, bello, bello. Non solo, faccio una postilla, ma questo è l'unico pedale che mi sia capitato sotto mano che vi permette di avvicinarvi veramente tanto al suono di Bonamassa degli ultimi anni, cioè per capirci da quando ha lasciato quel super accrocchio di Marshall, Turok, Category 5, una serie di amplificatori mostruosi, bellissimi per carità, ma veramente impressionanti, ed è tornato un po' alle radici andando a utilizzare per l'appunto una coppia di Bassman e una coppia di Fender High Powered Twin, quindi tutti ampli tweed, e devo dire che questo pedale è l'unico che mi sia capitato sotto mano, insieme in parte al TWE1 di Ethos, che prima o poi vi recensirò, che vi permette di avvicinarvi a quel tipo di sound. Con gli altri pedali che ho avuto e che ho provato potete piangere in giapponese, ma quel suono lì non lo tirate fuori. Vi faccio sentire un esempio, ve lo linko qua. Smanaccio ancora qualche minuto, vi faccio sentire qualche suono. Dimenticavo, il pedale si pulisce benissimo con la manopola del volume, tenete conto che io qui ho un Les Paul. Sentite che meraviglia. Anche bustato. Thank you.
Pedale, secondo me, fantastico, vi consiglio assolutamente di provarlo, vi metto il link qua sotto, mi ha veramente colpito, io sono abbastanza un po' puzzone con i pedali, perché a un certo punto i pedali di overdrive e di distorsione mi sembrano più o meno tutti uguali, qualcuno più bello, qualcuno meno, però questo veramente mi ha veramente colpito al cuore. Vi ringrazio, vi saluto, come sempre ci vediamo al prossimo video, vediamo che pedalozzo vi porto. Ciao!